Salve a tutti, ben ritrovati con The Omnivis, raccontati, questo nuovo format appunto che ormai state imparando a conoscere. Siamo alla quinta intervista. Stasera con noi abbiamo Mara. Mara, presentati pure. Buonasera a tutti, grazie ovviamente Salvatore per questa occasione. Per chi non mi conosce, sono Mara Spinosa, sono pugliese, vivo a Bari. E sono un funzionario in un'agenzia regionale qui in Puglia, mi occupo di politiche attive del lavoro, in questo momento sono in particolare nell'ufficio risorse umane, nella gestione di risorse umane della direzione generale dell'ente, dell'amministrazione. Quindi ti occupi anche di quelli che poi avranno la fortuna di andare a firmare questi fatidici contratti. Esattamente, ti racconto anche una chicca. Ultimamente ho incontrato una persona che io conoscevo solo per nome e cognome, lui invece si ricordava di me e mi ha detto: associo il tuo viso a uno dei momenti più belli della mia vita, cioè la firma del contratto di assunzione, perché io sono proprio Bellissimo. all'ufficio contratti, per cui sì. Un lavoro anche emozionante, che spesso si dice nella Benissimo. pubblica amministrazione, un lavoro classico, lavoro monotono, da ufficio, ti siedi davanti al computer. In realtà qualche emozione questo lavoro lo offre, eh. Sì, perché quando hai a che fare comunque con le persone c'è sempre uno scambio ed è bellissimo. Io in questo momento svolgo un lavoro in una pubblica amministrazione che è esattamente lo stesso lavoro che svolgo per tantissimi anni nel privato. E a proposito, mi dai proprio l'innesto, come mai hai deciso di puntare ai concorsi pubblici lasciando il privato? Allora, io comunque ho 50 anni. 3 anni fa la mia azienda per la quale lavoravo, che è un'agenzia per il lavoro, purtroppo si è trovata in cattive acque e quindi mi ha dato la spinta per potermi rimettere in gioco. 47 anni, il momento era proficuo e quindi ho iniziato con diciamo, il mio primo concorso, la mia prima selezione pubblica. Sono stata navigator, quindi questo mi ha dato la spinta per entrare nel mondo della pubblica amministrazione. Da lì poi è venuto tutto il resto. Diciamo che la spinta è stata quella, la motivazione, infatti poi l'azienda purtroppo ha chiuso, E di quindi. poter avere finalmente qualcosa di un po' più stabile. Perché comunque come te ho sentito tante persone che si sono ritrovate a causa della chiusura delle loro aziende, vuoi la pandemia, vuoi altri motivi, comunque chiaramente le difficoltà economiche che viviamo in Italia da ormai da un po' di anni. Però l'importante è non demordere mai, cioè tu hai intravisto nel carriera Mai. pubblica come Mai. lo sfocio di quello che poteva essere poi la tua nuova carriera. E dimmi un po', che metodo di studio hai utilizzato? Perché comunque immagino che tu sarai una mamma, suppongo, alla tua età e Io fin sono termini anche una appunto mamma lavoro. di due bimbi, scusami, sono una mamma di due bimbi, all'epoca lavoravo per questa azienda privata, quindi anche con un orario di lavoro full time. Ricordo il mio primo concorso, l'ho preparato studiando di notte, di sera, nei weekend. Ho iniziato praticamente così. E questo poi ovviamente è diventato un attimino. Che molti dicano che è il momento più proficuo per studiare la mattina, sono sempre stata una dormigliona, quindi per me è impossibile, è sempre stato impossibile dare il meglio la mattina e invece ho approfittato sempre con tantissimi sforzi, tantissima collaborazione anche da parte della mia famiglia, studiando permanentemente la sera, non in ritagli di tempo in realtà. È diventato quasi un'abitudine, spesso ancora mi manca, spesso diciamo, mi rendo conto che nel fine settimana ho il tempo a disposizione, anche se comunque mi aggiorno sempre per lavoro, comunque perché
nonostante ci dica Meritano, che ci spesso sono i alcuni. dipendenti pubblici non lavorano, lavorano poco, io in realtà lavoro ancora, mi capita di lavorare anche nel fine settimana, però spesso mi rendo conto che non sto più studiando e quindi Comunque, perché tu ormai era... sei l'esempio che anche le mamme, anche chi ha una situazione in contesto familiare che potrebbe sembrare magari più complicato per lo studio, quello di gestire comunque anche dei figli, oltre che la questione chiaramente della famiglia in generale o magari il lavoro se c'è, tu sei un esempio per tante mamme che stanno studiando e che magari pensano non ce la farò mai, è troppo complicato. Beh, tu penso che Spesso, guarda, può essere anche, non dico un alibi, però butta giù, ancora prima di partire. Io dico, uno ci prova, certo le situazioni possono anche non essere uguali per tutti, però di sicuro se non si prova, poi viene fuori un'energia e una forza che tu non ti aspetti. E prendi il ritmo, capito? Se non si prova... quantomeno non si può poi dire ah, ma io ho fallito. Bisogna provare prima di dire ho fallito. E quindi quello che spesso vedo anche sui social, io seguo tantissimo gruppi, soprattutto mi chiedono ma come hai fatto? Perché io, per me è impossibile, dico nulla è impossibile. Certo, ci vuole comunque una tenacia, ci vuole un metodo. Ci vuole comunque la collaborazione, inutile nascondersi, e l'organizzazione. A proposito di metodo, L'organizzazione è che la metodo hai base. usato tu per raggiungere l'obiettivo? Come sei riuscita a riprendere i libri in mano, a ripartire? Immagino dopo tanto tempo che non studiavi e in così Dopo poco tempo tantissimi riuscire anni. comunque a raggiungere l'obiettivo. Che metodo hai usato? Che consigli possiamo dare a chi come te, Allora, guarda, nelle tue condizioni? diciamo che poi mi sono imbattuta a un certo punto anche, ed è stato per me proprio la svolta, nel professor Chiarelli, perché avevo necessità di dover iniziare da zero per alcune materie che non avevo mai studiato. Io provengo da studi economici, quindi comunque una base giuridica l'avevo, però diritto amministrativo, il diritto penale erano per me dei mondi completamente sconosciuti. Avevo iniziato ad approcciarmi con un manuale, ma ci avevo capito ben poco, per cui io poi sono proprio capatosta e quindi ho iniziato a smanettare un po' in rete e mi sono imbattuta in questa persona che correva, che in macchina faceva le lezioni, ti spiegava in una maniera semplice e quindi ho rivisto sotto un'altra chiave. Ho capito, ho fatto tanti collegamenti e sono riuscita poi a bastire un metodo di studio. Allora, premetto, su alcune materie dei concorsi che ho affrontato in quest'ultimo anno, ho superato quattro concorsi. Erano Complimenti, materie a me già conosciute, ma congratulazioni. altre, e quindi le ho un attimino, come dire, accantonate per concentrarmi soprattutto sulle materie per le quali non avevo delle basi. Quindi ho dovuto fare una sorta di scrematura e concentrarmi soprattutto su alcune materie, intensificando poi negli ultimi periodi lo studio anche per diverse ore al giorno, prendendomi ferie o comunque insomma sfruttando magari le vacanze estive, perché io il primo orale del concorso l'ho fatto ad agosto dell'anno scorso, quindi puoi Dopo quanto immaginare. tempo da quando hai iniziato a studiare? Allora, diciamo che erano concorsi partiti poi dalla pandemia, sospesi, riavviati già 2 volte, però sostanzialmente lo studio proprio intenso è durato 4-5 mesi, Ah, ok. quindi nell'ultimo mese è intensificato, Già con in uno studio 4-5 mesi hai visto dei costante, risultati. e poi man Quante ore al mano... giorno studiavi? Allora, negli ultimi tempi ero arrivata a studiare anche metà della giornata, anche di più. Altrimenti, comunque, studiavo quelle 3-4 ore al giorno, anche nel fine settimana, diventavo di più, ovviamente potendo contare su più ore nel fine settimana. Quindi, schematizzando, io ho il mio metodo, insomma, comunque schematizzo tutto, faccio, diciamo, riduco i libri in poltiglia per tutto quello che è appunto. E facendo lo studio collegandolo con le leggi, quindi studiando molto anche dalle leggi.
sto cercando di fare poi dopo un collegamento tra le leggi, lo studio del manuale, che spesso non è sufficiente, e le lezioni e quindi i video del professor Quindi hai Chiarelli. integrato i corsi con lo studio e poi hai rielaborato le informazioni che apprendevi creando dei tuoi schemi. In poche parole, se ho Confrontandomi capito bene, anche, questo è il tuo metodo. confrontandomi, perché questo è Il stato anche un grande metodo. supporto con dei gruppi di studio con i quali ci supportavamo a vicenda, perché magari qualcuno era più Immagino sopportavate, ma bravo. anche supportavate, non solo sopportavate, anche supportavate. Esatto, anche perché poi è coinciso questo periodo con la conoscenza, sì, come studentessa della Omnibus, ma anche il mio, diciamo, salto, tra virgolette, dall'altra parte come docente. E quindi questo mi ha aiutato, perché a mia volta dovevo studiare e prepararmi per poter essere, a mia volta, in grado di spiegare le Di cose. Questo mi ha trasmettere agli dato altri le conoscenze tantissimo. che hai acquisito tu. Sì. Dai, andiamo alla conclusione di questa breve chiacchierata, chiedendoti delle tue riflessioni personali su questo tuo percorso e anche appunto consigli su chi si sta preparando e su, oltre alla questione emotiva, diciamo anche di motivazionale, qualche altro consiglio oppure comunque. Concludi con delle riflessioni personali, ecco, con delle riflessioni Allora, guarda, personali. io sono una persona molto ambiziosa, molto tenace, quindi perseguo sempre l'obiettivo, non lo perdo mai di vista. Quindi consiglio di non abbattersi anche se dovessero arrivare dei risultati negativi, ma continuare, perché comunque, se non, ripeto, se non ci si mette comunque in gioco, non si potrà mai dire, almeno quantomeno io ci ho provato. Ecco, il mio motto è sempre stato quello: non ho nulla da perdere, in fondo, e quindi Prima ripeto, si semina e poi si raccoglie. ci vuole moltissima motivazione, non bisogna mollare mai. Questo è il principale consiglio. In particolare, poi alle mamme consiglio di approfittare di momenti in cui i bimbi sono, ecco perché io studiavo prevalentemente di sera e di notte, perché ovviamente avevo il silenzio, la tranquillità dei bimbi che dormivano. Nel fine settimana chiedevo, comunque mi hanno aiutato e supportato anche amiche che tenevano i miei bimbi, oppure la mia famiglia. Ci si può organizzare, capisco che non sia facile, non per tutti possibile, ma bisogna proprio organizzarsi, farsi proprio dei programmi di studio, di Di rimandamento. Io ho programmare. sempre fatto così. Ok. Bene, grazie Mara, ti ringraziamo e Grazie noi di The Omnivist ci vediamo alla prossima intervista con un nuovo ospite. Grazie e buona serata a tutti. a te. Saluti a tutti e grazie per questa opportunità. A presto.